Buongiorno a tutti. Nella pericope precedente abbiamo visto le condizioni per la missione, per il ministero. Nella pericope di oggi Gesù ci mette davanti alle conseguenze del ministero. Se il ministero è operato bene in modo cristiano, ecco, se la predicazione è ispirata dal Signore, se si fa tutto bene, Gesù oggi ci dice quali possono essere le conseguenze. Al versetto 16 dice: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Ecco, il cristiano è una pecora. È un'immagine, è una metafora. La pecora e l'agnello sono gli animali più miti che ci sono, che non reagiscono, non hanno neanche degli strumenti di offesa. Pecore e agnelli non hanno le corna, non possono difendersi. E pecore in mezzo ai lupi vuol dire persone miti e mansuete che sanno amare, che sono poste in mezzo a persone malvagie. Pensate anche
Come considera Gesù il mondo pagano, il mondo che non conosce Dio, un branco di lupi? Sembra eccessivo, ma la Sacra Scrittura è sempre in questa linea, cioè l'abbiamo già detto nelle pericope precedenti, non mi ricordo dove, ho citato anche il Salmo. Ne potrei citare anche diversi. Cioè, la Bibbia vede l'uomo come incline naturalmente alla malvagità. Il salmista, ad esempio, si sfoga con Dio e dice: ho detto con sgomento, ogni uomo è bugiardo. Ecco, e poi ce ne sarebbero tanti altri di testi. Comunque, la Sacra Scrittura non ha una visione ottimistica dell'uomo, cioè ce l'ha nell'uomo rinnovato da Dio, ma il peccato originale c'è, l'abbiamo già spiegato precedentemente. L'uomo è incline al male, fin dalla fanciullezza, e quindi in un mondo come quello romano, ebro di sangue, cioè la dominazione romana era qualcosa di estremamente crudele. Si andava allo stadio a vedere la gente che si scannava, a vedere fiumi di sangue. Quindi immaginatevi, qui Gesù parla ai suoi missionari che dovranno andare anche in territorio pagano, non solo in territorio di Israele. E allora come si fa a stare come pecore in mezzo ai lupi? E Gesù dice: siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Ecco, con una formula brevissima, estremamente sintetica, Gesù ci spiega qual è il comportamento del cristiano. Il termine semplice, che ho tradotto con semplice, che tutte le traduzioni giustamente traducono così, deriva dal greco akereos, che significa non contaminato, puro, integro. Il termine è spesso riferito ai metalli preziosi, cioè senza scoria di peccato. Però bisogna essere anche prudenti come i serpenti. Che cosa vuol dire questa formula? È importantissima. È la saggezza cristiana. La formula delinea la saggezza cristiana. Ecco, il serpente, nella mentalità antica era l'animale più circospetto di tutti. Ecco, si muove in modo sinuoso per evitare i pericoli, ecco. Però bisogna essere semplici come le colombe, akereos. Cos'è questa prudenza? La prudenza, l'abbiamo detto prima, siccome l'uomo è malvagio come inclinazione naturale, la prudenza è quella facoltà della sapienza che sa vedere dov'è il male. Ecco. Il cristiano non è uno che mette la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi. Il cristiano è uno che sa individuare il male dove c'è, che ha un occhio molto penetrante, sa individuare l'ipocrisia, sa indovinare la bugia, sa individuare tutto ciò che è negativo nell'uomo. La prudenza è una grande sapienza che sa individuare i pericoli, come il serpente. Però bisogna essere akereos, semplici, non contaminati, puri e integri. Sembrano due cose in tensione, che non stanno insieme. Invece no, Gesù ci dice che bisogna individuare il male dove c'è. Però essere puri, cioè perché? Perché quando qualcuno ci fa qualcosa di nascosto, ci fa un torto, così siamo come inclinazione tendenti a rispondere con la violenza. Oppure, soprattutto in questo caso,
Gesù pensa alla scaltrezza degli uomini, noi non dobbiamo rispondere con la scaltrezza umana al male. Dobbiamo essere non contaminati, puri come un metallo preziosissimo, che senza scoria. E qui è la grande lotta, ecco, è la lotta dell'uomo dei Salmi che è perseguitato e malversato e chiede aiuto a Dio per reagire, però rimanendo fedele alla legge di Dio, rimanendo fedele a Dio senza macchiarsi anche egli di peccato quando riceve un torto, quando subisce una persecuzione. Al versetto 17 Gesù prosegue e dice: guardatevi dagli uomini, non dice guardatevi dagli uomini cattivi, guardatevi dagli uomini, perché l'uomo è cattivo, c'è poco da fare, lo vediamo nel mondo di oggi, è pieno di iniquità, fiumi di sangue, stragi, ce ne sono di tutti i colori, guerre, non c'è bisogno di andare a fare un'indagine sociale, lo vediamo ogni giorno, ecco. Guardatevi dagli uomini, non dagli uomini cattivi, dice, guardatevi dagli uomini. Vi consegneranno infatti ai sinedri e nelle loro sinagoghe vi flagelleranno. In questo caso Gesù prende in esame la consegna al sinedrio e alle sinagoghe. Il sinedrio, era il tribunale degli ebrei. E la sinagoga era il luogo dove ci si riuniva per ascoltare la parola. Quindi vi consegneranno in pubblico e vi flagelleranno. A San Paolo è successo molte volte la flagellazione con i 49 colpi, operata proprio dai suoi avversari, che in quel tempo erano soprattutto i giudei. E poi al versetto 18 prende in considerazione Gesù la consegna davanti ai governatori e ai re per causa mia. Sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia per dare testimonianza a loro e alle genti. È molto interessante anche questa frase. Qui sono i re e i governatori romani. Anche San Paolo è stato presentato davanti a un re, ecco, perché i giudei l'avevano accusato. E per salvarsi, San Paolo si appella a Cesare. Ecco, San Paolo fa uso delle strutture di giustizia umane perché non poteva fare altro. Il cristiano, idem, deve fare così. Però ben sapendo che l'uomo è cattivo, ci può anche essere un procuratore, un amministratore che è corrotto e che non amministra la giustizia. Quindi Gesù dice guardatevi dagli uomini. E poi dice sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia per dare testimonianza a loro e alle genti. Testimonianza, in greco si dice martiria, da cui deriva il termine martire. Il martire è quello che dà testimonianza e in certi casi ha una fine cruenta. E perché Gesù dice così? Perché lo vediamo tantissimo nella Chiesa Apostolica, questi cristiani che professavano il Dio creatore e il Cristo, Gesù di Nazareth, quando erano condotti davanti ai governatori, diventavano avvocati accusatori. Lo vediamo anche nella storia di Stefano, il primo martire. Quando viene arrestato, fa un lungo discorso anche di denuncia e dopo verrà messo a morte, però è il cristiano che denuncia, è il cristiano che condanna, è il cristiano che si ribella al male, il cristiano che confuta l'errore. Ecco, quindi
essere portati davanti a re e governatori è un'occasione per dare testimonianza anche al nome di Gesù, perché la testimonianza di un condannato a morte, se è sincera come quella del martire, come dei martiri della Chiesa Apostolica, queste parole rimangono, sono parole fortissime, hanno una forza fortissima. Infatti il Signore lo dice il perché hanno questa forza così grande, queste parole, che possono essere anche le ultime parole, della vita del missionario, del cristiano. E Gesù ce lo spiega dopo, al versetto 19. Quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà dato a voi, infatti, in quell'ora ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Anche qui c'è una cosa estremamente paradossale. Gesù dice: non preoccupatevi di come o di che cosa dovete dire. Questo è paradossale, sembra una cosa sbagliata. Chi è che prima di andare in tribunale non guarda l'atto d'accusa, non legge i documenti dei procuratori per sapere su cosa si deve difendere? Invece Gesù dice proprio il contrario: non preparatevi il discorso, perché non ce n'è bisogno, sarà lo Spirito Santo del Padre vostro che parlerà in voi. E quindi qui c'è bisogno di un grande atto di fede. Abbiamo parlato della fede nella pericope precedente in riferimento ai missionari. Ci vuole una grande fede. Ecco, comparire davanti a un tribunale senza essersi preparati e aspettando l'ispirazione di Dio. Ci vuole una fede molto salda. Ci vuole una fede di chi ha già conosciuto prima lo Spirito Santo. Se uno non conosce lo Spirito Santo, è chiaro che se non si prepara nella difesa, sicuramente fa una brutta fine. Ecco, se qualcuno, ecco, se il missionario, come dovrebbe essere, ha già avuto esperienza dell'aiuto e della potenza dello Spirito Santo, sa benissimo, ecco, questo è un aiuto anche per la fede, sa benissimo come Dio può aiutare nei momenti di bisogno, soprattutto in ordine alla parola, eh? Qui si tratta la spada del cristiano, che è un guerriero, è la spada della parola, lo vediamo qui. Il cristiano non si mette a fare le scazzottate o a sparare o a difendersi, no, il cristiano ha l'arma della parola. Se il cristiano scade, reagendo alla violenza con la violenza, perde tutta la sua dignità. Ecco, la sua dignità è la sapienza di Dio, la presenza in lui dello Spirito Santo e soprattutto la forza della parola. Ecco, Gesù dice, va avanti e dice un'altra cosa. Il fratello darà morte il fratello, il padre il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi persevererà sino alla fine, costui sarà salvato. Perché dice una cosa così? Persino nelle famiglie si creano delle divisioni, ma in che senso? Eh sì, perché a un certo punto gli uomini sono messi davanti all'accoglienza del Signore o al rifiuto, non ci sono altre possibilità, o lo accogli o lo rifiuti. E allora i legami carnali sono, qua Gesù ci dice implicitamente che i legami carnali sono molto più deboli di quelli spirituali. L'appartenenza a Cristo fa la vera comunità.
la comunità dei fedeli ha dei legami molto più forti che non quelli naturali. E si può creare anche nelle famiglie una situazione in cui c'è chi accoglie il Signore, c'è chi lo rifiuta, e questo è dirimente, e si formano delle spaccature anche nelle famiglie. Questo è il Signore ci ha avvertito, quindi si può essere traditi dal figlio, dal padre, dalla madre, dalla moglie. Ecco, quando i cristiani erano perseguitati nella Chiesa Apostolica e si trovavano nelle catacombe, erano messi in questa situazione, che si poteva essere traditi da tutti, anche dai familiari o dall'amico del cuore. È chiaro che il Signore, ci parla di una Chiesa viva, ecco, che annuncia la parola e quindi è perseguitata. Perché chi annuncia veramente la parola, si deve aspettare delle persecuzioni e delle contrapposizioni. Tanto che Gesù dice al versetto 22: sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi persevererà sino alla fine, costui sarà salvato. Qui è molto importante fermarsi un attimo, perché cosa vuol dire perseverare fino alla fine? Cioè, se tu sostieni una posizione, hai fatto una denuncia, oppure sei un predicatore e hai predicato la fede, ecco, l'importante è non perdere la fede, come dice San Paolo alla fine della sua vita: ho terminato la corsa, ho mantenuto la fede. Ecco. E quando è che si può perdere la fede? Uno dice: ma io non ce la faccio più, voglio stare in pace, mollo tutto. Ecco, può succedere anche questo, non ne posso più di queste contrapposizioni, di queste persecuzioni, lascio tutto e ci mollo, non ce la faccio più. Ecco. Questa possibilità di caduta la vedremo successivamente al capitolo 13 nella parabola del seminatore, che dice: il seme seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, ma non ha radice in sé, è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Cioè, il pericolo è quello di non avere radice in sé, cioè avere solo un cristianesimo effimero, che si polverizza alla prima difficoltà, oppure essere incostanti. Ecco, la missione invece richiede una grande costanza. La missione non è un mestiere, l'ho già detto precedentemente, come un altro, non è un mestiere come un altro, è una scelta esistenziale. Ecco, se c'è una scelta esistenziale, orientata verso il regno, bisogna rimanere saldi perché una caduta ci può fare perdere tutto, anche la vita futura. Ecco. Poi Gesù dice al versetto 23: quando vi perseguiteranno in questa città, fuggite in un'altra. In verità, infatti, vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele finché venga il Figlio dell'uomo. E nella vicenda di San Paolo vediamo tantissime di queste fughe. La prima a Damasco, che venne calato giù dalle mura dai fratelli di fede con una cesta. E poi in altre città è stato perseguitato dai giudei e si è dovuto scappare. Ecco, il cristiano non è un masochista, non è votato alla morte. Certo, il martirio può accadere, ma è la più grande disgrazia, ma anche la più grande corona che avremo nel regno dei cieli, perché i martiri sono i santi più grandi, più di tutti gli altri, più dei dottori della Chiesa, eccetera. E quindi è una corona immarcescibile che ci rimarrà per tutta l'eternità. Ecco,
E perciò si può vedere che c'è una dinamica di persecuzione che può giovare anche al piano di Dio. Ad esempio, dopo la persecuzione che divampò al tempo di Stefano, il primo martire, molti cristiani scapparono. Ecco, alcuni di loro andarono fino ad Antiochia di Siria e incominciarono a predicare la parola, a predicare il regno dei cieli, ci furono delle conversioni. E quindi da una persecuzione ne nasce qualcosa di positivo, lo vediamo negli Atti degli Apostoli, in questo episodio. È stranissima la dinamica del regno di Dio. Ecco, da una persecuzione nascono delle nuove chiese. La prima chiesa è proprio quella di Antiochia che è nata appunto dopo una persecuzione perché i cristiani di Gerusalemme, molti cristiani erano fuggiti là per scampare alla persecuzione dei giudei. E San Paolo, la vita di San Paolo ce lo fa vedere tantissime volte. San Paolo scappa da una città perché si era giunti ai ferri corti, va in un'altra e ricomincia a predicare la parola, però San Paolo rimane sempre saldo, non è scandalizzato, non è incostante, non era incostante, aveva radice in sé, come si dice la parabola del seminatore. Ecco, e poi Gesù ci dice: guardate che un discepolo non è più del suo maestro, né un servo da più del suo padrone. È sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo come il suo padrone. Quindi, se hanno chiamato Belzebù il padrone di casa, quanto più quelli di casa sua. E che cosa vuol dire? Vuol dire che se sei un discepolo di Gesù, non puoi sperare di avere una sorte migliore di lui. Cioè, ti devi aspettare, se fai bene il tuo lavoro, perché se lo fai male nessuno ti perseguita. Ti devi aspettare delle contraddizioni, delle contrapposizioni e anche delle persecuzioni, perché la parola del regno è estremamente contrastata ed è contrastata soprattutto dalle potenze nemiche, da Satana. Perché Satana sa che attraverso la parola la gente si può convertire e non ha più potere su di loro. E quindi è una battaglia contro delle forze cosmiche. Certo che poi queste potenze occulte usano degli agenti umani più o meno consapevoli, e questo non lo sappiamo. Però la parola di Dio, la parola del regno, bisogna sapere che è sempre contrastata ed è contrastata dalle potenze più forti dell'uomo. Gesù stesso ci dice che Satana è forte, quindi ha il potere, gli è lasciato un certo spazio e lui contrasta continuamente la diffusione della parola del regno e della parola di vita eterna. Gesù dice: se hanno chiamato Belzebù il padrone di casa, quanto più quelli di casa sua. Perché dice così, Signore? Perché chi è Belzebù? Belzebul era una deità filistea, un dio pagano, che era considerato il sovrano dei demoni. E perché Gesù dice così? L'abbiamo visto precedentemente, dopo un segno soprannaturale con cui Gesù caccia un demonio, gli scribi e i farisei gli dicono: caccia i demoni in virtù del principe dei demoni, cioè l'accusano di essere un inviato di Satana, quella calunnia terribile che abbiamo visto alcune pericope precedenti. E quindi Gesù dice: se mi hanno considerato a me come
come un inviato di Satana, tanto più voi. Vuol dire ciò che è successo a me, se fate le cose bene, succederà anche a voi. E quindi avrete nel mondo delle contraddizioni, delle persecuzioni, eccetera. E è sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo con il suo padrone. Cioè, se farete le cose bene, un discepolo in generale non è più del suo maestro, però Gesù dice: è sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo come il suo padrone. Vuol dire che dovete tendere sempre di più alla perfezione imitando me, dice il Signore. Quindi il Signore si rallegra se noi percorriamo la via di perfezione e diventiamo sempre di più simili a Lui. Però fatto questo, non siete esenti da neanche, siete cittadini del cielo, anche se abitate sulla terra, però nessuno vi può evitare tutte le tribolazioni e tutte le persecuzioni che ho subito io, dice il Signore. Quindi, cercate di essere come me e aspettatevi, anzi, più sono cattive e grandi le calunnie, tanto più vuol dire che fate bene, ecco, e che siete miei simili, siete veramente miei fratelli e miei figli. Allora, detto questo, con questa situazione che Gesù ci mette davanti, su ciò che può accadere quando lo si serve in modo sincero, cosa facciamo? Scappiamo a gambe levate. Sì, bisognerebbe dire così. Perché ci capiterà di tutto. Più facciamo bene, più ci capiteranno delle cose sempre più gravi, delle contrapposizioni terribili. Ci potranno anche dire di essere degli inviati di Satana. Questo è proprio il vertice della calunnia. Più in là di questo non si può dire. A Gesù l'hanno detto. Allora scappiamo a gambe levate, lasciamogli tutto. Ecco, ma se facciamo così, facciamo come quel terreno sassoso che cresce per un po', però poi si ferma appunto perché l'uomo si scandalizza delle persecuzioni e quindi dice: lascio tutto, voglio una vita più serena, più pacifica. Abbiamo parlato anche del dono della pace nella pericope precedente, ma la pace interiore, quella che viene da Dio, è proprio quella che ci consola, che ci dà la forza nelle tribolazioni. È per questo che è una pace sovrannaturale e non è come la pace che danno gli uomini. Ecco, poi bisogna dire che il cristiano, se è veramente cristiano, è una persona scomoda. Adesso, lo dico in generale, qui si parlava dei predicatori itineranti, dei missionari, però in generale il cristiano, se è veramente un cristiano, è una persona scomoda. Perché? Perché dice la verità, perché denuncia le ingiustizie. Il cristiano non è un masochista, il cristiano che porge sempre l'altra guancia e evita i problemi, è tutto il contrario. Il cristiano è un guerriero. Il porgere l'altra guancia vuol dire non reagire al male col male, vuol dire quello, è quello l'importante. Ma non è un masochista, anzi è uno che si va a cacciare nei guai. Il cristiano è uno che si impiccia degli affari degli altri. Vi faccio un esempio molto pratico. Ad esempio, la correzione fraterna. Gesù l'ha sempre fatta, la correzione fraterna, soprattutto coi suoi avversari che erano religiosi come lui. Ha subito delle angherie e delle calunnie proprio dai suoi fratelli che erano i religiosi di Israele e li ha sempre corretti, li ha sempre confutati, li ha sempre denunciati quando erano in errore.
C'è quella parola della Torah, della legge di Mosè, che dice: non covare odio contro il tuo fratello, ma dice, correggilo per non caricarti del suo peccato, cioè la correzione fraterna è un dovere. Però se voi avete mai provato a fare una correzione, dire a uno guarda che quello che fai non è bene, eccetera, poi si paga anche la correzione fraterna, perché poi l'altro si risente e si può rivoltare contro di te. Siamo estremamente sensibili alla correzione fraterna. Questo è il caso più semplice. Poi ci può essere, ci possono essere dei casi in cui il cristiano è posto davanti a un problema di coscienza. Io ne ho conosciuti, ad esempio, persone che lavoravano in banca ed erano per obbedienza costretti a fare delle operazioni non ortodosse, che erano praticamente dei furti. Ecco, ne ho conosciuti alcuni che si sono licenziati, perché se tu denunci una cosa del genere, ecco, c'hai tutti i tuoi superiori contro di te. Ecco. Oppure se lavori in una ditta che fa un prodotto e ti accorgi che il prodotto è fatto in obsolescenza programmata, vuol dire che il prodotto è fatto in modo da durare solo un certo tempo e mettendo degli elementi deboli perché si rompa in un certo tempo, poi si sia costretti a cambiare tutto e non ad aggiustarlo, e questo è un furto estremamente diffuso. Ecco, un operaio oppure un impiegato che se ne accorge, se è un vero cristiano, dovrebbe dissentire, ma poi la paghi cara. Ecco, il cristiano, se è un vero cristiano, è un uomo scomodo. Ecco, e poi soprattutto, ho fatto due esempi, ma non però ne potrei fare tantissimi, soprattutto quando predichi la parola. Ecco, allora lì vai a toccare non più il risentimento umano, ma vai a toccare il risentimento delle potenze occulte, di Satana e dei suoi angeli, perché la diffusione della parola non la possono sopportare. Se c'è una cosa che il diavolo non sopporta, è la parola di Dio, e quindi ci tenta continuamente a non leggerla. Quando la leggiamo, casomai ci inganna e ci propone un'interpretazione sbagliata. E poi in generale la Sacra Scrittura è dimenticata nella Chiesa cattolica, la si legge molto poco e si predica anche poco il regno di Dio. Si va a messa una volta la domenica, distratti, insomma, quello lì non fa niente, ecco, non si procede mai. Però io ho conosciuto anche dei ministri della parola che facevano sul serio. E hanno avuto tantissimi problemi, come dice il testo di oggi, ecco, persecuzioni, contrapposizioni, sia da fuori che da dentro, perché si può essere perseguitati anche all'interno della Chiesa, in vari modi, eccetera, più o meno sottili, ecco. Oppure una contrapposizione frontale da quelli di fuori. Ecco. La parola è molto contrastata e, come ho detto prima, chi si risente per l'annuncio della parola è proprio Satana, e quindi si comincia a lottare in quel senso lì, annunciando la parola contro le potenze occulte, contro Satana, contro tutti i suoi angeli che usano agenti più o meno, agenti umani più o meno consapevoli, per bloccare, per arrestare la predicazione della parola. Anche la Madonna parla di persecuzioni nel messaggio del 2 settembre 2009,
messaggio straordinario dato a Miriana, e dice: cari figli, oggi vi invito con cuore materno a imparare a perdonare completamente e senza condizioni. Voi soffrite ingiustizie, tradimenti e persecuzioni. Ecco, vedete che ci sono gli elementi del Vangelo, i tradimenti, li abbiamo visti quando Gesù dice che si metterà il figlio contro la madre, la nuora contro la suocera, eccetera, e sarete consegnati per causa mia. Ma però la Madonna dice: ma per questo, per questi tradimenti, ingiustizie e persecuzione, siete più vicini e cari a Dio. È proprio in quel momento che Dio ci sta vicino. Allora vedete che la Madre del Signore ci dà una grande consolazione, anche se noi non lo percepiamo, Dio ci è vicino, molto più vicino di quello che pensiamo, soprattutto in questi momenti, perché sono le nostre prove della vita, ma saranno anche le nostre corone nel regno dei cieli. Quindi è un po' come una moneta a doppia effigie, ecco. Da una parte questi torti subiti per essere in quanto cristiani sono delle sofferenze che sopportiamo sulla terra, ma sono anche le nostre glorie. E quando soffriamo per il nome di Gesù, allora abbiamo Dio molto vicino. E abbiamo un attestato di fedeltà da parte di Dio che rimane per sempre, rimane in eterno. E la Madonna dice: pregate, figli miei, per il dono dell'amore, solo l'amore perdona tutto, come ha fatto mio figlio, seguite lui. Io sono in mezzo a voi e prego perché quando sarete di fronte al Padre possiate dire: eccomi Padre, ho seguito tuo figlio. Ho amato e perdonato col cuore perché credevo nel tuo giudizio e confido in te. Per quanto riguarda il perdono, la Madonna dice: ho perdonato col cuore, perché quando riceviamo un torto e non riceviamo le scuse, non possiamo andare noi a perdonare chi ci ha fatto un torto, come alcuni interpretano in un passaggio del Vangelo. Ecco, l'importante in quel caso lì non possiamo fare niente. Se uno ci fa un torto e non ci chiede scusa, non possiamo perdonare. Lo dobbiamo fare col cuore, però, cioè attenuare tutto quel risentimento che possiamo sentire naturalmente e abituarci a perdonare. Ma questo la Madonna lo dice, lo può fare solo l'amore di Dio. Ne ho già parlato dell'amore di Dio, di questa potenza di bene sovrumano che è capace di perdonare. Ecco, la grande forza del cristiano è saper perdonare, però in certi casi lo puoi fare solo col cuore. Gesù dice, Pietro dice al Signore: quante volte devo perdonare il mio fratello? 7 volte, non ti dico 7 volte, ma 70 volte 7. Cioè, se uno viene 70 volte 7 al giorno da te a chiederti scusa, devi perdonare, pur rimanendo molto prudente, come diceva Gesù nel passaggio di oggi, perché c'è anche chi se ne approfitta. Ecco, quindi se c'è ci sono delle scuse simulate, bisogna stare molto attenti. Allora, in questi casi, la cosa migliore è affidarsi alla preghiera e intraprendere questa strada del perdono, soprattutto per il cuore, perché quando siamo risentiti e riceviamo un torto, poi siamo risentiti con tutti. Questo lo proviamo continuamente. Delle volte diciamo: stammi lontano perché oggi ho un diavolo per capello, ho ricevuto un maltrattamento e ce l'ho con tutti. Succede così. Perdiamo la pace interiore, quel dono sovrannaturale di cui ho parlato nella pericope precedente. E anche il Signore
Ha perdonato i suoi uccisori, ma lo ha fatto nel suo cuore, l'ha fatto sulla croce, quando ormai probabilmente verso la fine c'erano pochissime persone e quel bisbiglio, Signore perdona loro perché non sanno quello che fanno, l'hanno captato solo le persone che erano più vicine, cioè Maria, le donne e il discepolo Giovanni. Gesù ha perdonato nel suo cuore, è riuscito a perdonare anche un'ingiustizia del genere, che pensiamo anche alla potenza d'amore divino che aveva Gesù nel cuore di perdonare tutti, anche nel caso estremo di una morte infamante e terribile come quella della croce. Ecco, però per fare queste cose bisogna avere lo Spirito Santo e soprattutto, come dice la Madonna, chiedere lo Spirito Santo e soprattutto l'amore di Dio. Quante volte la Madonna parla dell'amore e indica l'amore di Dio, che può essere riversato nei nostri cuori. Incamminarsi per questo cammino, con tutte le difficoltà che abbiamo visto oggi anche nel testo della Pericope, è una via impossibile se non si ha dentro di noi questa potenza divina, questa potenza di bene che sa reagire al male facendo il bene e che sa perdonare. Quindi io, povero me, non sono certo la Madonna, però così vi dico di pregare lo Spirito Santo e di chiedere il dono più grande, come dice San Paolo nella lettera ai Corinzi, cioè quello dell'amore di Dio, della carità, che vince tutto e vince il mondo. Pace e bene a tutti e buona giornata.